Diciamo, partendo dalla fine, cioè appunto del racconto dei racconti, questo film è innanzitutto una scommessa sotto tutti i punti di vista. È un film che ha un budget molto importante e in cui tutti noi siamo confrontati in ogni reparto per la prima volta o quasi con un film che ha una difficoltà e anche come genere di film. Cioè il fantasy, che non è molto frequentato in Italia, un po' anche per come siamo abituati anche a vederlo ultimamente, perché è un film pieno di effetti speciali, di costruzioni digitali, di costumi, scenografie, tutta una cosa che appunto richiede uno sforzo economico non indifferente. Poi appunto per quanto riguarda invece la mia esperienza personale, cioè quello che viene dopo, cioè il montaggio è sempre una cosa che è conclusiva ma non ultima in ordine di importanza, anzi, come dire, cioè lì si tirano le fila del lavoro di tutti, della fotografia, dei costumi, della scenografia, della recitazione innanzitutto, e appunto ci siamo trovati per la prima volta a montare appunto senza nessun timore reverenziale, con attori che noi siamo abituati, anch'io come spettatore, a vederli in tanti film, ma che poi li trovi come materia da lavorare, come dire, poi non devi avere nessun tipo di pudore, insomma, cioè devi giudicare anche loro rispetto a un Chuck e a un altro, rispetto alla qualità di recitazione, alla verosimiglianza o l'emotività che ti trasmettono, come faresti con qualsiasi altro attore. Questa è una cosa che bruci subito come confidenza. Poi insomma mi sono trovato anche a montare altri film in lingue straniere, anche più complicato. Ho montato film in arabo, in curdo, in turco, senza sapere una parola di quello che... Almeno in inglese avevo il vantaggio di saperlo e di capire anche le sfumature a volte di recitazione. E questo è stato appunto, come dire, è stato un impasse, se poteva esserci, che non c'è stato. E abbiamo lavorato come di solito con Matteo, cioè, ovviamente su un materiale che anche per Matteo era più sconosciuto di quanto fossero i materiali di altri film. Quindi in questo caso il materiale era un po' più studiato perché c'erano anche dei limiti dati dal direttore della fotografia, dati dalla scenografia, dati dall'angolo da dove riprendere. Cioè, doveva esserci... C'erano delle scelte a monte molto più definite, però appunto come succede spesso in altri film, in cui le scelte sono apparentemente più definite, poi al montaggio hai comunque un margine di intenzione, di scelta che non è così minimo, perché appunto se un film come Gomorra c'è una complessità diversa, in questo ce n'è un'altra. Non è detto che avere materiale più scelto sia più facile da montare, non è esattamente così. E poi appunto c'è la questione degli effetti speciali, cioè montare delle scene con il green. C'è un green che non riproduce nulla della scenografia che poi sarà quella finale, e che c'è stato appunto, come aneddoto, noi abbiamo girato queste scene dopo la prima fase di ripresa, le abbiamo girate in studio, lì alla De Paulis, dove c'è anche lo studio dove montiamo. Ovviamente lì è l'unica volta in cui ho partecipato sul set insieme al regista, qui aiutandolo nelle scelte di tagli, di inquadrature, eccetera. È stato presente, quello che sta dicendo, infatti, è stato presente sul set, sì, affiancando il regista. Una specie di co-regista, che appunto Matteo mi chiedeva, avevamo dei storyboard precedenti che però abbiamo un po' tradito, abbiamo un po' modificato, abbiamo chiesto a quelli degli effetti speciali di modificarci lo storyboard in funzione di quello che potesse servirci al montaggio. Lo stare sul set, che è una cosa appunto che io non faccio spesso, anzi, come dire, non amo farlo. Perché? No, farlo perché, come dire, in Italia, visto che c'è a volte tanta cialtroneria in alcune reparti, si tende a pensare che appunto se c'è il montatore sul set ti risolvi il problema del montaggio. Il montaggio in sé è una scienza che dovrebbe attraversare tutte le fasi del film. Chi scrive una sceneggiatura dovrebbe sapere di montaggio, perché lo aiuta a mettere in piedi una trama che possa reggere, o anche a prevedere drammaturgicamente degli snodi, per vedere una parte centrale, una parte iniziale, un colpo di scena, cioè tutta una serie di costruzioni che sono appartengono al montaggio. Chi riprende la scena su un set deve sapere di montaggio, perché deve scegliere dei punti macchina in funzione di un ipotetico montaggio, un montaggio che poi può sempre essere variato, cambiato, eccetera. Cioè, ad esempio, se a me un regista mi chiede cos'è che manca in questa costruzione di scena, se io ho questa responsabilità, non mi posso prendere la responsabilità di dire va bene così e poi nel montaggio ci manca qualcosa. Tendi a, come dire, proprio è un fatto proprio di responsabilità, tendi a chiedere al regista di coprirti
come dire, coprirti in maniera totale tutta la situazione, in modo che al montaggio io ho tutte le soluzioni possibili, più scelta. Puoi avere la tentazione di standardizzare tutto quello che è. Per cui togli a un regista la possibilità di essere anche, di rischiare comunque, no? Fatto sta appunto che il montatore sul set si trova in produzioni, almeno in Italia, produzioni televisive. Il buio di mezzanotte, un film che è andato a Cannes l'anno scorso, la Semaine de la Critique, abbiamo montato il film, era 2 ore e mezzo, e la scommessa è stata, non solo mia, ma anche dei sceneggiatori, per fortuna erano d'accordo, di far partire il film dalla scena 41. Cioè, togliere 40 scene che erano... Sì, che c'erano... ma erano un altro film, cioè sembrava... non so se qualcuno di voi l'ha visto, io pochissimo, Agrodolce, questa specie di sitcom siciliana. Era una sitcom, sembrava una... cioè, c'era metà film che era una sitcom. Invece da scena 41, fortunatamente il film partiva e diventava, aveva quella drammaticità o quella cosa che comunque non ci serviva. Per cui la scommessa è stata quella di far partire il film dalla scena 41 e... D'accordo anche con gli sceneggiatori. Sì, abbiamo fatto quadrato, anche se eravamo in tre, abbiamo fatto triangolo con il regista e l'abbiamo convinto a fare questa scelta e lui si è lasciato convincere, almeno a provare. Poi ha visto che la forma finale del film era migliore rispetto a questa maniera non lineare, perché noi poi quelle 40 scene ne abbiamo prese una decina, meno anche, e le abbiamo inserite, rimontate, come flashback. Cioè, in alcuni momenti della storia capivamo cosa era successo a questo personaggio. Però, appunto, come dire, anche quello non è riuscito totalmente, però ha una struttura finale che non era prevista. Invece, per quanto riguarda Gomorra e Racconto dei racconti, quello che abbiamo fatto, abbiamo anche cambiato, per esempio, l'ordine rispetto alla sceneggiatura. Abbiamo, per esempio, Gomorra erano 5 storie, era molto più semplice trovare dei spostamenti concordati rispetto alla sceneggiatura. Invece, per quanto riguarda Racconto e racconto, erano 3 storie, abbiamo a volte cambiato gli ingressi o l'uscita di alcune storie. Abbiamo... l'abbiamo fatto in maniera molto meno... abbiamo provato a fare anche altre strutture, ma quello che funzionava meglio era cosiddetta ABC, 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 cioè appunto riprendere le storie nei stessi ordini. C'era una cosa che sapevo di Matteo, di Catone, che lui si teneva per contratto, dopo un premontaggio, una settimana per rimettere le mani sul materiale, cioè sì, per il girare. Cioè, quando lui si è trovato a fare il contratto per l'imbalsamatore con Procacci, ha tenuto conto di questa cosa e ha fatto mettere il contratto 2 settimane addirittura. 2 settimane previste di riprese aggiuntive. Cioè, e l'imbalsamatore girava il film, lo girava tutto quanto, lo montava e poi appunto in questo caso appunto sono diventato anche co-sceneggiatore, nel senso io, Massimo Gaudioso e Matteo Carrone decidevamo insieme cosa che manca al film, cosa che c'è di sbagliato, cosa che si può rigirare, cosa manca a livello drammaturgico. Ovviamente con l'imbalsamatore questa cosa ci è servita a salvare il film, perché abbiamo buttato letteralmente 50 minuti di montato e in una settimana, non in due, ho utilizzato solo una settimana, abbiamo girato, appunto abbiamo 40 minuti di montato, di quelle 10 ore credo che abbia girato in quella settimana, e sono andato a sostituire tutta la prima parte del film, qualcosa nella parte centrale e qualcosa nel finale. Diciamo, però la parte che non funzionava era proprio tutto il setup del film, tutto l'inizio, l'incontro dei personaggi, è stato tutto rigirato successivamente. La leggere una sceneggiatura è il primo passo nel mio mestiere per affrontare un film, poi conoscere la storia, conoscere i snodi narrativi, eccetera. Può limitarsi a una lettura solamente conoscitiva, cioè che tu leggi per sapere che storia stai raccontando, oppure appunto c'è anche una fase, come quella di con Matteo, con altri registi, in cui ti viene chiesto di entrarci dentro e di dargli dei consigli o comunque entrare un po' nella dinamica del racconto su ciò che è superfluo. Perché poi una sceneggiatura ben scritta non è mai un film che ti deve dare delle indicazioni di montaggio ben definite. Io poi, come dire, inorridisco quando trovo le sceneggiature, ho scritto la macchina si muove da destra a sinistra, carrello, dolly ad abbassare, quelle sono cose che dire, non le puoi prevedere o non le devi prevedere. Non lo so, cioè, io vedo il mio lavoro come un lavoro, non dico esclusivamente, ma in cui la parte così emotiva, di pancia, supera quella
intellettuale, quella razionale, quella ovviamente non è una componente da disprezzare, però sulla scelta del materiale in alcuni film ovviamente, però succede anche nelle commedie per esempio, cioè il tuo senso di umorismo, ciò che ti fa ridere, ciò che ti cattura di più anche emotivamente, drammaticamente, passano attraverso la pancia e questo ti fa in modo che tu nella scelta del materiale, se fai prevalere la pancia piuttosto che la testa, con la componente dietro razionale, perché ovviamente ci deve essere tutto, cioè ci deve essere anche altri elogiamenti rispetto al materiale, ciò che ti è utile, ciò che... Però in una prima istanza è quella la cosa che conta, deve prevalere. Senza di quella le scelte che fai sono scelte meramente tecniche. E questa appunto, cioè la capacità di coinvolgente emotivo, fa pure in modo di rispondere anche a una domanda che nessuno ha fatto, ma qual è l'equilibrio di scelte tra te e regista, chi è che decide? Se tu sei emotivamente coinvolto, hai anche la capacità, ovviamente ci deve essere anche una componente di saperci fare, capire con chi ha a che fare, c'è il regista più, con cui puoi essere più diretto, quello che ci puoi, devi girarci intorno, o aspettare un mese prima che accetti una tua decisione. Però se tu sei convincente emotivamente, se tu ti spieghi questo ciò che è migliore, perché mi ha colpito, cioè riesci anche a convincere, cioè trovi anche le parole per convincere il regista a usare quello piuttosto che un altro, perché tu comunque sei il primo spettatore. Suono che viene dalle tute, dalle maschere appunto di Servillo, di Franco e del suo aiutante Roberto, ci è sembrato appunto, come dire, è un misto di casualità, perché ad esempio il nostro fonico aveva predisposto i radiomicrofoni sui personaggi che poi dovevano parlare una volta usciti fuori dalla tuta, per cui erano già accesi, per cui sento, non c'è stato niente di programmato, però abbiamo sentito questo suono che in uno dei canali c'era questo respiro, questi respiratori delle tute, che ci hanno intrigato. Per cui sto dicendo, poi le speculazioni, quelle poi di critica, scenografica, le abbiamo fatte pure noi dopo. Cioè è partito tutta una casualità, avere un microfono attivo che non sentisse lo scroscio, che era pulito, e abbiamo utilizzato questo suono, e alla fine la sensazione poi emotiva, che poi è quella che conta, poi le speculazioni che si fanno poi dopo di analisi sono altre, che a volte si possono anche sposare. Cioè quello appunto, noi sappiamo che in quei container ci sono rifiuti tossici e in qualche modo Gomorra è tutto caratterizzato da una componente anche di un po' di immedesimazione, di farti sentire un po', no? Anche dentro le storie. Per cui essere insieme a loro dentro il container, proprio vicino a queste scorie tossiche, lo potevamo rendere solamente così. Per cui tu sei con loro emotivamente, che senti il rumore dei respiratori, ma sei oggettivamente lontano da questa... E poi c'è appunto, quando c'è l'incontro e si aprono le tute, sentiamo irrompere i rumori realistici del porto. Una soggettiva sonora. Sì, è una soggettiva sonora. E credo che molta importanza questa cosa, cioè sul suono ci lavoro molto. Cioè per me ormai non c'è più differenza tra l'attacco scena e l'attacco del suono. Cioè tutto ciò che posso predisporre io, poi per un montatore del suono, che può essere altrettanto creativo, che mi può dare, esaltare anche determinate cose, può inventarsene anche altre, su un mio suggerimento, cioè quello che esce fuori dal computer che utilizzo io in maniera offline, qui non ci metto i suoni 5.1, non ci metto dei suoni anche di qualità a volte finale, però do tutti i suggerimenti a quelli che verranno dopo me, appunto il montatore del suono, la scelta delle battute sostituite o la scelta di un ambiente o di una, appunto, di una messa in evidenza di un suono piuttosto che un altro, lo faccio e lo predispongo io in moviola. E questa è una cosa appunto che chi fa in questo mestiere dovrebbe imparare a gestire molto bene. Ringraziamo Marco di averci raccontato il suo lavoro. Bel lavoro, poi tra l'altro è una parabola non solo sul montaggio, ma sul montaggio del suono. C'era anche la regia dentro, c'era la sceneggiatura, cioè c'era un po' che abbraccia un po' tutte queste discipline. E naturalmente posando per primo il film, mi sembra, no? Vabbè, quello è il fine principale, l'ego va un po' messo da parte, poi insomma, si sfoga per altre vie. Sì, sì. E niente, noi salutiamo Marco e...